Un ben ritrovati ai nostri amici telespettatori e benvenuti a un altro appuntamento con Il Bosco di Don Papi. Sappiamo che già da qualche giorno vi stiamo dando delle notizie utili per visitare queste aree verdi. In questo appuntamento di nuovo con il carabiniere scelto della forestale Gioacchino Di Costa per parlarvi della Grande Quercia. Adesso le immagini ad Elisa Paderni. Buona visione. E sono di nuovo insieme alla puntata, ho scelto il carabiniere forestale Gioacchino Di Costa, dove in questo percorso alle appendici del bosco di Rondinara, in quelli di Scandiano, praticamente vicino a Viano, torneremo a parlare di un percorso bellissimo, ovvero della Grande Quercia. Ciao Gioacchino. Ciao Trisha, buongiorno a tutti. Sono la puntata, ho scelto Gioacchino Di Costa, svolgo il mio servizio a Scandiano nella stazione carabinieri forestale. Oggi parliamo della Grande Quercia. Ci troviamo in località Il Monte, nella frazione di Rondinara del comune di Scandiano. Qui vive questa magnifica roverella che ha, come vedete alle nostre spalle, una circonferenza di 5,30 m. Ha un'altezza che supera i 20 metri e ha un'età stimata di oltre 250 anni. Siamo di fronte a un vero e proprio monumento vivente della natura. È un patrimonio eccezionale che ci arricchisce ed è chiamata dagli abitanti del luogo la Grande Quercia. È chiamata anche la Quercia dei 100 rami, appunto perché alla sommità di questo tronco si diramano una serie di ramificazioni che sostengono una chioma ad ombrello che è così imponente che si vede da molta distanza. Sappiamo che anche all'interno delle belle passeggiate che vediamo fare con la famiglia e non solo, ci sono molti altri aspetti che bisogna tutelare di una grande quercia come questa, per cui attenta a non sporcarle, attenta a non scalfirle. Sì, è vero, sono delle piante secolari che hanno attraversato varie generazioni di persone. Sanno come sopravvivere perché hanno lottato per arrivare a questa statura. Ovviamente è importante che il nostro atteggiamento nei loro confronti sia riferito alla loro longevità. Non è da trascurare anche la tutela del contesto in cui si trovano, perché sono delle piante che hanno sopravvissuto anche a degli eventi naturali o artificiali e li troviamo ancora vive e vegete. E noi siamo contenti di questa passeggiata, ma siamo ancora di più contenti noi, sicuramente anche voi da casa, di capire veramente quanto sia difficile poter avere questi patrimoni e quando li si ha, quanto sia estremamente facile fare attenzione per tutelarli. Questa pianta in particolare è molto apprezzata anche dagli escursionisti, la troviamo segnalata addirittura anche nei sentieri della Val Tresinaro. Il sentiero numero 2, per chi lo conosce, si chiama appunto Tresinaro Grande Quercia. Un accorgimento importante, nazionale, monumentale, Gioacchino, perché? Spieghiamolo a casa. Ok, questa bella pianta ha meritato il titolo di albero monumentale nazionale. Infatti è stata inserita nell'elenco nazionale degli alberi monumentali con un decreto che è stato emanato nel 2017 e su questa pianta appunto ci sono delle tutele particolari. Le sue qualità che l'hanno qualificata per essere inserita in questo elenco sono soprattutto le sue dimensioni e la sua posizione paesaggistica. È inserita in un contesto naturale e costituito anche da vegetazione bassa, ad esempio anche i vigneti, e questo consente a questa imponente pianta di essere visibile anche da grande distanza. Noi ringraziamo ancora una volta la puntata, ho scelto Gioacchino Di Costa dei Carabinieri della Forestale qui presso il bosco di Rondinara e continueremo con Corrado per chiudere questo appuntamento con la Grande Quercia. Grazie Gioacchino. Grazie Tris. E siamo arrivati anche alla fine di questo appuntamento, un percorso bellissimo con il carabiniere scelto che ci ha parlato di qualcosa di importante dove tu in realtà ne vai fierissimo e siamo insieme con Corrado Catellani. Sì, ringrazio anch'io il carabiniere scelto Di Costa che ha descritto questa meravigliosa Grande Quercia che
che ho piantato io alcuni anni fa, sinceramente, e ho pensato... Te li porti bene. Ed è cresciuta, devo dire, molto bene, insomma, l'ho accudita tutti gli anni, eccetera. No, a parte gli scherzi, è una pianta che, come avrà detto anche lui, ha circa 450 anni. Ed è un monumento che tutti quanti debbono poter vedere. E noi a questo punto vi invitiamo di fare tutto quello che è giusto fare per conoscere di più la natura, per cui vi aspettiamo anche qui in quelli di Rondinara, Scandiano, presso Via Monte 1, dove c'è questo spettacolo denominato appunto Bosco di Scandiano, ma soprattutto Bosco di Don Papi. E dopo questo noi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito fin qui, vi rimandiamo al prossimo appuntamento con il Bosco di Don Papi. Buona visione a tutti, ciao Corrado. Ciao a tutti, grazie.